Tant'è vero che negli archivi militari di Viale Lepanto 2, cioè segreto, ancora segretato, uno Stato che ha paura della propria storia non si può definire uno Stato democratico, e abbiamo ancora gli archivi sotto segreto, perché sono messi insieme agli archivi dei servizi segreti. Si custodisce questa bellissima stampa, un'allegoria, dove si vede il Papa che benedice l'unione tra Ferdinando e quindi e Carlo Alberto, quindi tra il Piemonte e il Regno delle Due Sicilie, quindi con il Papa che era d'accordo a questa unione. E che succede? Che Carlo Alberto inaspettatamente rifiuta, cioè sbatte in faccia la proposta fatta da Ferdinando di Borbone. Talmente si arrabbiano i liberali riuniti a Bologna che offrono a Ferdinando II di fare lui il re d'Italia, visto che questi signori non lo vogliono fare. E Ferdinando disse: come? Se questi non sono d'accordo, con la forza. E Ferdinando disse: no, non si può unire un popolo con la forza. E fece la famosa battuta, e o Papa Romutini, per dire che faccio l'aggressione al Papa. Se non si fa, non si fa. Nel 1848 che cosa avviene? Il famoso 48. In tutti gli stati italiani si cominciarono a partire una serie di rivolte, attentati e rivolte. Il problema qual era? Che l'Inghilterra era molto preoccupata dal dibattito che c'era in Italia sull'unificazione. Il timore dell'Inghilterra, che aveva interessi enormi nel Mediterraneo, pensate che stava in progetto il canale di Suez, aveva il potere in tutto l'arco del Mediterraneo, fino giù a Cipro, tutto il Peloponneso. Il Maghreb, quindi la Libia, l'attuale Libia, cominciava a promettere bene, e quindi l'Inghilterra non aveva nessuna intenzione di lasciare libero far nascere una nazione indipendente nel Mediterraneo. Doveva nascere una nazione, se doveva nascere una nazione, doveva nascere una nazione a lei dipendente, quindi sottoposta a lei. Il miglior sistema per non far unire un popolo è di dividerlo. E come si divide? Creando problemi interni. E quindi cominciò un sistema di destabilizzazione, quindi alimentò il disguido interno. In che modo?